amici di PTG, ben ritrovati in questa rubrica dell'unboxing settimanale. E questa è la mia cassettina. L'ho scelta per 2-3 persone mista. Io sono felice. C'è chi mi ha detto: ma non ti vedo mai col grembiule, ma tu lavori a casa? Sì che lavoro, guardate qua, non ho fatto neanche in tempo a lavarlo. E oggi vedremo un po' come trattare questa cassettina. Siete pronti? E allora la spesa è servita. Oggi è proprio green. Oggi è proprio push the green. È verdissima. Questo è un sinonimo anche di quello che succede fuori. Quindi impariamo a mangiare stagionale proprio per questo motivo. Questo è un periodo dopo le feste, in preparazione alla primavera, dove il corpo deve depurare. Quindi viva il verde, vive le foglie, cucinate tanto. E vedremo, visto che ho il grembiule oggi, qualche ricetta proprio pratica, quindi carta e penna, andiamo avanti. Allora, abbiamo, bello verdissimo, una bella insalatona. Questa sicuramente, ormai lo sapete, io la cucino. Inizierò a farla cruda qua da maggio, aprile, ci penso. Rapa bianca, mi raccomando, tanti cosa fanno? Sac! E buttalo via. Oh, no, mai al mondo. Usiamo tutto, impariamo ad usare tutto quello che si mangia. Se non sapete come trattare il cibo, contattate il vostro referente. Siamo preparati proprio per aiutarvi, mi raccomando. È uno dei vantaggi di PTG. Avete un referente a vostra disposizione. Non H24, eh? Quindi, rapa, io di solito come la faccio? In realtà non arriva neanche a casa perché la mia piccola se la mangia e se la sgranocchia cruda, a volte anche davanti alla televisione. So che qualche altro bimbo lo fa, ma ultimamente ho deciso di tagliarla e le foglie le sbollento, tagliate, frittata. Quindi riutilizziamole, molto facili, una vellutata, quello che volete, ma non buttatele. Le vitamine sono anche qui, queste le faccio a carpaccio. Sottili, 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 appoggiate in un piatto, un giro di olio buono, mi raccomando, non accontentatevi di quegli oli a 2,50 euro al supermercato o dove li trovate, perché forse qualcosa di robaccia c'è. Quindi olio buono, 2 granellini di pepe rosa, secondo me sono perfetti, una spruzzatina di limone, fine. Semplice ma molto molto gustoso. Rapa bianca. Poi abbiamo, vabbè, io ormai lo sapete, queste le adoro, le cime di rapa, le ricettine, per chi non se le ricorda andate a vedere i video precedenti, un altro po', bellissimo, guardate qua, belle cimone. Poi, è il protagonista della settimana. L'avete mai visto? Non è tanto conosciuto, ma noi abbiamo deciso questa settimana di valorizzarlo. Si chiama bok choy o pak choy. Nasce nelle zone asiatiche, ma è diventato praticamente super italiano, soprattutto nelle nostre zone. Il protagonista si presenta molto come una bietola, ma fa parte della famiglia dei cavoli. Quindi utilizzatelo a crudo, perché c'è chi lo taglia sottile sottile e se lo mangia. Altrimenti, essendo così asiatico, io consiglio di utilizzare la soia, ne abbiamo parlato le volte precedenti. Quindi lo tagliate a pezzettoni, lo sbollentate, secondo me anche un pochino di frutta secca, mandorle. Ricorda tanto il pollo alle mandorle, togliamo il pollo, la stessa ricetta col bok choy viene perfetta. Poi abbiamo il cavolo verza, molto molto bello. Questo non è di dimensioni troppo grandi, le grandi le daremo sicuramente anche al cassettone un pelo più grandoni, Però come lo utilizzate? In realtà siamo ancora in pieno inverno chiama zuppa. Potete, le altre volte lo consigliavo ai involtini, ma potete semplicemente staccare le foglie, le tagliate. Io ultimamente ho scoperto all'interno dello shop un prodotto mangiavo quando ero piccola, ve li ricordate quei fagioli grossi, fagioli giganti li chiamavamo da piccoli? Li ho trovati, in realtà sono di misura normale, ma quando li mettete in un mollo e li cucinate diventano il triplo, sono buonissimi. Qui
Quindi una bella zuppa. Patate ci sono. Vedo anche la cipolla ramata, l'abbiamo vista le volte precedenti. Una bella zuppa calda, direi che è quello che ci vuole, eh? Quindi scaldiamoci un po'. Poi, fantastico, sempre lui è ritornato, di Bertinoro, ve lo ricordate il nome? Dai, provate a scriverlo sotto. Scrivete sotto il nome di questo prodotto. Scommetto che tanti di voi non se lo ricordano, andate a scriverlo. Poi, vi voglio far vedere la cassetta. Cosa rimane? Senza che caschi tutto. È tutta arancione, gialla. Vi ricorda niente? Arancia, carota, limone. Il famoso succo ACE. Ma se è arancia, carota e limone, perché si chiama ACE e non ACL? Ve lo siete mai chiesto? Arancia, carota, limone, il famoso ACE, sta per A, C e le vitamine. Quindi è ricco di vitamina A, vitamina C, vitamina E. Mischiamole insieme, la dose, scrivete, penna, un limone. È anche facile da ricordare. A scelta, perché abbiamo le tarocco, abbiamo tanta roba. Un limone, due arance, tre carote, 1, 2, 3, facile. Lo potete poi allungare con l'acqua, anzi è un buon modo per idratarsi ancora di più, perché durante questo periodo tendiamo a non bere troppo, quindi prepariamoci alla primavera, perché arriva, siate fiduciosi che arriva. Poi abbiamo pompelmo, io a volte lo faccio come variante all'ace, in realtà a cep ci aggiungo il pompelmo. Le pere. E in realtà questa settimana abbiamo proprio voluto valorizzare gli agrumi e la frutta. Perché? Chi di voi attento al mondo social avrà sentito dire che è stato il Pancake Day. Tutti dicono, ma il pancake che è americanata. No! Utilizziamo dai paesi stranieri le cose valide. Il pancake o anche la crepe alla mattina è una delle colazioni fondamentali. Ai tempi, quando ho iniziato a fare la cassettina, io ero una cliente, ai tempi, poi guardate dove sono, e facevo di colazione biscottino, caffettino, e alle 10 iniziavo a dire, oddio che giramenti, che fame, se iniziate, credetemi, perché io lo faccio, lo sto facendo, anche stamattina cosa ho fatto? Farina, ho creato il mio pancake e foglio e penna, perché la diremo la ricetta del pancake perfetto. Ho iniziato ad avere l'energia per arrivare addirittura fino all'una, senza addirittura morire di pensieri che... perché non abbiamo le energie. Mi raccomando, quindi, cerchiamo anche di cambiare l'alimentazione a partire dalla colazione. Quindi, penna, pancake perfetto. Io ultimamente lo uso con la farina ai 7 cereali, la trovate all'interno dello shop. 100 grammi di farina. Non ce l'ho. 100 grammi di latte, 25 grammi di zucchero, sceglietelo voi il tipo di zucchero, potrebbe essere un canna, una stevia, quello che volete. Io a volte neanche lo metto, metto un pochino di miele, che trovate nello shop. Un pizzichino di lievito, proprio un cucchiaino, un uovo, sbattete, viene questa pastella bellissima, padella bella rovente, mettete un tot di prodotto finché si allargano questi cerchi bellissimi, è cotto quando iniziano a fare le bollicine sopra. Fate le bollicine, prendete una spatolina, girate. 30 secondi, è pronto. E sopra cosa ci metto? La frutta, e va bene. Io stamattina ho messo questo. È il, tutti lo chiamano il burro d'arachidi. In realtà viene definita crema semplicemente perché non si vede tanto, ve lo leggo io, 100% arachide, perché burro d'arachide, se andate a vedere nelle etichette, c'è di tutto, qui dice arachide, punto. Quindi è frullata talmente ad alta velocità che diventa crema. Provatela, la morte sua è questa e pezzi di banana. Mi fate sapere? Io direi che... oh, qua nascosto, nascostino,
taglio era proprio quello che mi serviva, perché in realtà le spezie, gli odori, quelle cosine in più creano un piatto diverso. Quindi sicuramente nel minestrone, sicuramente nelle cime di rapa, perché aglio, olio, cime di rapa, addio. Nel mio famoso pastone con i miei burrotti giganti, direi che mi serviva. Quindi ottimo. Vi ho detto tutto, sì sì. Vado a cucinare. Ciao! Ah no, 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 di nuovo! Fermi lì! Pensavate? Vi faccio vedere la novità di questa settimana. Vi è arrivata una mail, vi dà la possibilità di prenotarle, perché come i panettoni sono andate a Aruba. Sono le nostre colombe e in realtà tanti dicono, beh, una colomba, ma ragionate sempre sugli ingredienti di un prodotto. Qui c'è farina di farro, ci sono tutti gli ingredienti come se la faceste a casa vostra. Chiedetela al vostro referente e tenetela per voi. Un ringraziamento super galattico intanto a Pietro. Vi faccio vedere quello che ci ha mandato. Un disegnino di 12 mesi di verdure, bello in forma. 1200 dolci, 0 vitamine. Carinissimo, ciao Pietro, ti attaccheremo sicuramente qua. Questo è quello che succede a chi ci conosce, soprattutto a chi ha bimbi. La nostra forza è proprio di creare un gruppo di consapevolezza. Per chi non ci conosce, questa è la cassetta di legno, a voi arriverà quella brutta di plastica, proprio perché fa bene all'ambiente. Compilate la form qui sotto per ricevere una nostra chiamata. Cosa facciamo? Vi conosciamo per creare un ambiente migliore, ma soprattutto per pensare di più a te, l'economia del territorio, ambiente e salute. Ciao!